15 anni sono vostri, non sono miei. Abbassate il tono, abbassate il tono. Questo nostro programmato incontro per illustrare un po' le cose che sono fatte, quelle che non si sono potute fare, quelle che avremmo voluto fare e non abbiamo potuto fare, così via, un rendiconto alla popolazione di quello che è stata l'attività in un anno intero, ormai quasi un anno. Anche la terza me lo pongono il problema sempre, come quello che deve sapere la storia della terza. Sempre questo il taglio. Ogni volta che mi fanno la domanda, come mai non si risolve il problema della terza? Il problema della terza è stato risolto negativamente in sedi giudiziarie una serie infinita di volte. Oggi, per stare ad oggi, favorevole all'azienda, per stare ad oggi, primo, il comune non ha competenza, noi non possiamo intervenire. Chi interviene per controllare che le prescrizioni per la salute, per l'inquinamento, per la puzza e così via, tutte queste cose che tutti mi chiedono, ma lei, grazie, tanto lei non è che vive con la puzza, come se io abitassi nella villa di Arcore, no? Io abito qua, la sento più come voi, ma questa cosa è di competenza della provincia. Io non ho visto cartelli sotto la provincia, vengono al sindaco. Il sindaco che cosa può fare? Può dire, di fronte alle vittorie che ha conseguito, ne lo posso denunciare, l'ha vinta 30.000 volte, vince sempre, le cause danno ragione, posso fare pressioni, io ma soprattutto l'assessore, che solo una persona come Tina Luciano poteva immaginare di accettare di fare l'assessore, io credo che se glielo chiediamo tutti, quello ormai psicologicamente ha detto, ma per favore, ma per favore, è una impresa drammatica, un po' per tutti veramente, un'impresa drammatica. Chi dà le prescrizioni è recentemente, è in proroga, queste prescrizioni già fatte e le dettano una proroga per eseguirle, devi fare questo, devi fare questo, devi fare questo, i filtri, i controfiltri, l'aria, una serie, è scaduta la proroga, non le ha fatte, la provincia è scaduta la proroga, le ha dato altri 90 giorni di proroga. Noi abbiamo detto che questa filosofia, la filosofia che con la Tersan si gioca un interesse pubblico perché la Tersan aiuta la differenziata, è inutile che ci impelaghiamo, è utile comunque al processo di produzione differenziata dei rifiuti, serve e fanno tanti comuni, ma anche la salute, ma anche il piacere di respirare dei cittadini è un interesse pubblico. Non può la provincia sempre privilegiare l'interesse di questa azienda che deve essere capita, deve fare mettere delle misure. Sono mesi e mesi e mesi, non anni, che va avanti con queste proroghe, proroghe, proroghe. L'ultima è stata quella, mi pare, di maggio. Noi abbiamo sottolineato questo. Io vorrei fare un corteo con gli altri. Quando mi dicono, la senti la puzza? È certo che la sento. E che cosa fai? Vengo con te a fare il corteo. Perché è così, è come se mi chiedi, ma hai visto la riforma del lavoro, ti piace? No, allora facciamo il corteo. Dipende dai poteri che ciascuno ha. Io non ho poteri di intervento, di controllo sulla Tersan per questo. Posso pressare sulla provincia per restringa al massimo le autorizzazioni, le inasprisca le prescrizioni e gli dia meno tempo. Questa ultima proroga non la condividiamo, non la condividiamo perché finisce con arrivare a settembre. Ma scusate, quando voi c'è il rappresentante della di Modugno? Tollerante, diciamo, partecipa e dà il consenso e si dà la proroga. Si dà la proroga fino a settembre. È chiaro che mi incazzo anch'io. Ma cosa si può fare di fronte a questa situazione? Dobbiamo deciderlo tutti. Si può fare qualcosa, possiamo protestare fino allo spasimo, ma deve essere chiaro però che cosa può fare il sindaco, cosa non può fare. Dico il sindaco per dire il comune che cosa può fare? Ficchiamocelo in testa. Non è il sindaco o il comune che ha questo potere di controllo su questo tipo di aziende, è la provincia, è la regione che dà le politiche generali. La regione a sua volta, siccome le preme di più
la differenziata, questo e quest'altro, cerca di aiutare quelle imprese, di non danneggiarle molto, perché le serve come meccanismo per favorire la differenziata, ma così facendo danneggia i cittadini che si beccano, quelli di Modugno, questa putta che noi abbiamo, non dico quotidianamente, ma sempre. Allora, provincia, regione e il comune, che è un soggetto che sta lì, contrasta, fa, si arrabbia, protesta, dice non siamo d'accordo, fa quello che può, perché i poteri non sono suoi.